10 mesi dopo, è quasi sera. Cesti di fiori un po' dappertutto. Rosalie, siete uscita? Sì, sono andata a fare una commissione per Donna Filomena. E che commissione? Siete geloso? È geloso. Sono andato un momento al vicolo San Liborio. Al vicolo San Liborio? A fare che cosa? Ah, oi, allora veramente siete geloso? Geloso, me lo sono donata a Ambresse, Rosalie. Ecco qua, vedete, io ve lo dico, però non dite niente a Donna Filomena, perché non lo vuol far sapere. Beh, se non lo vuol far sapere, non me lo dite. No, voi pensa che faccio bene a dirlo, perché è una cosa che le fa onore. Beh? Mi ha fatto portare 1.000 lire, 50 candele, alla Madonna delle Rose, al vicolo San Liborio. Ah. E mi ha fatto dare l'incarica alla vecchia del vicolo, che si interessa sempre per la lampada, per i fiori, per la cerca, di accendere le candele alle 6 precise. E sapete perché? Perché alle 6 si fa qua il matrimonio. Così, mentre voi sposate qua, si accendono pure le candele davanti alla Madonna delle Rose. Ho capito. Na santa, la pigliate, na santa. E quanto è bello, mi pare come se si fosse ringiovanito, pare una piccerella. Ma io glielo dicevo, ma va pare mai che Don Domenico si può dimenticare di voi. Quella ha fatto annullare il matrimonio, così, per un puntiglio. Ma vedete che la funzione è proprio come se la tenessi davanti agli occhi, ecco. Vabbè, adesso andate da Filomena che avrà bisogno di voi. Sto andando, sto andando. E se non era per lei, finivo male io. Mi prese con lei in casa e qua sono rimasta. E qua resto. E qua moro. Che devo fare, Don Domenico? Io tengo già tutto pronto. La camicia bianca lunga col pezzotto di merletto, le mutande, le calze bianche lunghe, la cuffia. Sta tutto dentro a un cassetto. Lo sappiamo solamente io e Donna Filomena. Certo. Lei deve essere. Lei mi deve vestire quando sarà il momento che è destinato. Io non tengo a nessuno. Che se poi tornassero i figli miei, e io ci tengo sempre la speranza, e allora sarebbe un'altra cosa. Alle 6, la funzione è alle 6. Alle 6, ma quando non hanno appuntamenti, scusa. Ah, io sono stato puntuale. Sì, chi è chiesto che fa sempre l'opera? Vabbè, ma scusa, ma noi abbiamo detto alle 5. E io 3/4 d'ora ho tardato, che stai tu? Io sono ritto niente. Vabbè, ma l'appuntamento si intende sempre mezz'ora dopo. Mm. Se alle 5 per le 5:30, le 6:15. Un giorno appresso, un mese che trasi. Io tengo 4 bambini. E orologi non ne compro più, perché quello che tenevo me l'hanno scassato tutto quanto. E allora questo ragionamento tu imbacchi agli appuntamenti. Don Domenico, buonasera. Don Domenico, buonasera. Buonasera, Don Domenico. Buonasera. Beh, che? Non parlate più? Stavate parlando? Già. Sì, si stava parlando, ma poi... Così. Una volta avevo una fornia parlato. Appena avete visto a me. No, perché? Capitato. Sì. Sei arrivato tardi all'appuntamento? Io, sì signore, Don Domenico. Ah, ecco. Tu invece sei arrivato in orario? In orario, Don Domenico. E tu? In orario, Don Domenico. Sedetevi, vi state in pieno. Grazie. Pietà, sì. La funzione è alle 6. Sì. Il tempo c'è. Alle 6 precise viene il sacerdote, c'è l'organo. Perché il Filomena non ha voluto nessuno, siamo fra di noi, nessuno invitato, nemmeno i dipendenti dei due negozi. Sì, più raccolto. Siamo in famiglia, già, è meglio. E poi non era il caso. Vi volevo dire una cosa. Sì, io mi pare che ve l'ho detto pure un'altra volta. A me mi pare che quando mi parlate, è vero, questo Don Domì, è vero, a me non mi piace, ecco. Già. Ma non ci avete ancora detto come vorreste essere chiamato? Come? Perché pensavo che l'aveste capito voi. Scusate, io stasera sposo vostra madre. Ho già preso l'appuntamento con l'avvocato per la pratica che vi riguarda. Voi domani vi chiamerete come me, Soriano. Ecco, rispondo io perché penso che tutti e tre siamo pervasi dallo stesso sentimento. Noi non siamo dei bambini, siamo degli uomini e non possiamo con disinvoltura chiamarvi come giustamente e generosamente ci proponete di chiamarvi. Certe cose bisogna sentirle dentro, Già, perciò io dicevo, tu, è vero, dentro, diciamo, dentro di te, non so, non senti questa necessità, ecco, questo bisogno di chiamare a uno, non so, a me per esempio, papà. Io non vi saprei mentire, e d'altra parte non lo meritereste. Almeno per il momento, no. Già. E tu? No, io nemmeno. Tu nemmeno, capito.
Allora tu? Io nemmeno, don Domì. Eh già. Beh, certo, sa, col tempo verrà spontaneo. Sì, certamente. Piano, 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 piano. Fa l'abitudine. Piano, piano. Piano. Bravo. Mi fa piacere di trovarmi in mezzo a voi. Siete dei bravi ragazzi. Ognuno di voi lavora, è vero? Chi in un campo, chi in un altro, ma insomma tutti e tre con la stessa buona volontà, la stessa tenacia. Cioè, vediamo. Sono grandi, grazie. Tu sei impiegato, è vero? Già, impiegato. Impiegato. E per quanto mi risulta, svolgi la tua attività con serietà, orgoglio. Grazie, bontà vostra. Scrivi pure degli articoli. Qualche novelletta. E la tua ambizione sarebbe di diventare un grande scrittore? Oh, non ho questa pretesa. Perché sei giovane. Beh, capisco che per riuscire in questo campo, non so, ci si deve avere trasporto. Ecco. Secondo me ci si deve nascere, ecco. Proprio così. E io non credo di esserci nato. No. Se sapeste quante volte, preso dalla sfiducia, io dico fra me e me, Umbe, hai sbagliato. La tua strada era un'altra. Ma, e quale altra poteva essere? E come? Non so. Ma voglio dire, quale altra cosa ti sarebbe piaciuto di fare nella vita? Non so, le tendenze, i gusti. Chi lo può dire? Sono tante le aspirazioni di quando si è ragazzi. Ah, naturale. Proprio così, quella poi la vita è tutta una combinazione. Pigliate a me, per esempio, con me come trovo un negozio acciaio. Come? Perché facevo l'amore con una camiciaia. Ah, veramente? Sì. Si cedeva il negozio. Hai fatto l'amore con molte ragazze, vero? Ti piacciono le donne? Così, non c'è male. Ah. Certo. bravo. Ma sapete che io non riesco a trovare il tipo mio? No. Ecco qua, io per esempio vedo una ragazza, mi piace, e subito dico che è stessa, e penso me la sposo. Poi ne vega nata, e mi pare che mi piace più assai. Sentite, non mi faccio capace, ma ci sta sempre una femmina meglio di quello che uno ha conosciuto prima. È veramente un guai. Ecco, no. È vero o no? Ne parliamo. E che vuoi fare? È una dannazione. Capisci? Uno magari vorrebbe fermare l'attenzione definitivamente, vero? In buona fede. In buona fede. Poi capite... Non c'è che fase, capito? Tu no, è vero, tu invece no. Tu sei più serio, voglio dire più riflessivo in materia di donne. Sì, ma fino a un certo punto. Con le ragazze di oggi c'è poco da essere riflessivo. Voi per la strada dove vi girate vedete belle ragazze e la scelta è difficile. Vabbè. Ma che già fa? Tante ne cambio finché non trovo quello che dico io. Bravo. Già. Okay. E tu? Io? A te pure ti piacciono le femmine? Io mi inguagliai ambresso ambresso. Ma già, tu sei a moglie. Conobbi a mia moglie e ti saluto. E adesso devo stare con due piedi in una scarpa. Con mia moglie non si scherza, sapete? Sì. E allora mi faccio i fatti miei, capito? Ma non perché non mi piacessero le donne, ma perché mi mette paura, non voglio fare storie, questioni inutili. Perché le donne piacciono pure a te. Non do me. Vabbè. Beh. Bravo. Io, quando ero giovane, cantavo. Sì, bravo, complimenti. Cantavo, così mi divertivo con gli amici, era l'epoca della canzone, le serenate. Quel divertimento ingenuo. Si preparava, una cenetta sopra un terrazzo una sera di luna, e finiva sempre a mandolini, chitarre, canzoni. Mi piaceva tanto. Di voi chi canta? Io no. No, io nemmeno. Io canto, sì. Tu canti? Sì, dentro la bottega. Se no come farei a lavorare? È un passatempo. Naturale, una distrazione. Adesso canto dentro la bottega mentre lavoro. Fammi sentire qualche cosa. Io? Che lo faccio sentire? Una cosa qualunque. No, lo so, ma sapete che mi mette vergogna. E vergogna di chi? Tu dentro la bottega non canti, in strada quasi. Sì, lo so, ma là è un'altra cosa, che c'entra? Beh, se ti dispiace. No, ma... Ah, sapete Monastero di Santa Chiara? Bella canzone. Sì. Monastero di Santa Chiara, tengo cuore scuro, ma perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Che è stato? Che buco? Caro Adina, sta voce. Questa voce posso cantare pure io. Ma perché non è voce che... Ah, no, con questa voce canto pure io, scusa. Perché io no. Con questa voce possono cantare tutti quanti. No, niente di speciale, nessun tono, diciamo, particolare. Non è. No. Fammi sentire tu. No, io ve l'ho detto, io non mi permetto. Io non tengo la faccia d'ostiechista. Così, appena, Monastero di Santa Chiara, tengo cuore scuro, ma perché ogni sera
pensa a Napola con me, pensa a Napola con me. E no, non no, 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 basta, 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 non c'è niente, basta. Bravo, bravo, bravo. Non è possibile, ma come... L'emozione, dovete essere emozionate. Sì, tre napoletane che non sanno cantare. Chi l'ha legato con la tonalità? Ma che impressione, però sì. Il loro difetto ci sta. Ma ci vedete voi questo difetto, una Filomena mia. Il mangio voi è tanto tempo che vi serve. Tu tieni la faccia addosso, saresti capace di negare le cose a faccia, come si può fare? E allora già dicere che c'è stato difetto. Buonasera, mamma. Buonasera, auguri, mamma. Ah, stavate loro. E sai perché ci sto difetto? Perché quando hai nutaglie e stoffa a mano, allora sei contenta quando riesci a ricavare il vestitino per la bambina tua. Guarda! No, io ci sono capitato, l'ho vista io, la bambina tua, con una veste fatta con la stoffa che hai fatto rimanere lo vestito mio. Sì, dicite che sto mi facendo pigliacollere. Certo, quando la stoffa resta, ma io non sacrifico mai la cliente e non sa ricosciente. No, Filomena, ma mi sta andando bene. Siete proprio aspo. Ma come aveva venuto questo? Ma non davi la roba a stoffe, capito? Ah, è nata volta mo, e si dice che sto facete piglia la collera. Beh, che facciamo, Marioli? Ah, già abbiamo la notizia, sempre che mi è rimasto tanto le robe. Scusa, Filomena, io ti devo parlare. Mamma mia, come mi fanno male sti scarpe, mamma mia. Se ti fanno male, lì va a dire, te le mette nato pare. No, ma che mi devi dire, che mi ha dici? Scusate, Teresi, se ve ne andate ci fate piacere. Sì, ma me ne vado subito. Sì, è stato buono. Arrivederci, tanti auguri e tanta felicità. Bravo, bravo. Ma scusate, ma... Voi fate compagnia con compare e con madre. Sì, sì, stanno in salotto. Sì. So, un po' di conversazione, andate a bere qualche cosa. Sì, ci siamo. Tanto ci siamo, a mare. Siamo, permette. Ma voglio che questa voce vi vai a foto, non rassancare. Lo so, li accompagni i giovanotti. Va, come stai bello, Filomena? Sei tornata giovane. Se stesse tranquillo, sereno, ti direi che tu puoi ancora far perdere la testa a un uomo. Ma pare che non mi sono dimenticata niente, eh. Sono stata così distratta, così stordita. E invece non sono tranquilla, non sono serena. Ecco, può stare tranquilla. Qua uno può fare affidamento sulla mente con Lucia. Alfredo, Rosalia, sono due vecchi, uno non si può fidare. Non cambia discorso. Perché tu stai pensando precisamente quello che sto pensando io. E questa tranquillità, questa serenità, mi ha portato solamente, Filomena. Io? Tu hai visto che io ho fatto tutto quello che volevi tu. Dopo l'annullamento del matrimonio ti sono venuto a chiamare, non una volta, ma tante volte, perché tu facevi dire che non c'eri. Sono stato io che sono venuto da te e ti ho detto, Filomè, sposiamoci. E questa sera ci sposiamo. E stasera ci sposiamo. E sei felice, almeno credo. Come no. Allora io fa sta felice pure a me. Siedi, siedi. Assetti. Ecco, vedi, se tu sapessi quante volte ho pensato di parlarti e non mi è riuscito, insomma, ho tentato con tutte le mie forze di vincere questo senso di pudore, insomma, mi è mancato il coraggio, la soggezione da un momento all'altro che io non avevo mai riscontrato in me, ad ogni modo non mi è stato possibile, ci ho dovuto rinunziare, capisco, l'argomento è delicato e a me stesso dispiace doverti mettere di fronte all'imbarazzo di certe risposte. Ma noi stasera ci abbiamo sposato, non c'è tempo. Noi fra poco ci troveremo inginocchiati davanti a Dio e non come due giovani inesperti che ci si trovano così per avere creduto amore, un sentimento qualunque che magari poteva essere soddisfatto ed esaurito nel più normale e naturale dei modi, ma noi no. Filomè, grazie a Dio la nostra vita l'abbiamo vissuta. I tempi 52 anni passati e tu ne tieni 48. Filomè, due coscienze formate che hanno il dovere di comprendere il loro gesto con crudezza e fino in fondo e di affrontarne in pieno tutte le responsabilità. Filomè, tu lo sai perché io ti sposo, ma io no. Io sacci che ti sposo perché tu mi hai detto che uno di quei tre è figlio a me. Solo per questo? No. No, no. Perché ti voglio bene. Sì. Siamo stati 25 anni assieme, Filomè, 25 anni rappresentano una vita, ricordi, nostalgie, vita in comune. L'ho capito da me, mi troverei sbandato, che bacca facendo dopo tanti anni. E poi perché ci credo, Filomè, sono cose che si sentono, io lo sento, ci credo, e ti conosco buono. E perciò ti sto parlando così. Filomè, a notte non dormo. Sono 10 mesi da quella sera, ti giuro, io non ho trovato più pace. Non dormo, non mangio, non mi diverto, tubile, sto sempre a casa.
Se tu sapessi in da sto cuore che tengo, Filomena, è una cosa che mi ferma il respiro, ti giuro. Io certe volte faccio così e il respiro si ferma qua. E tu non mi puoi far campare così. Tu sei una donna che ha vissuto, una donna che conosce il mondo. Santo Dio, ma mi sa vuole pure un po' che è bene. Non mi può far campare così. Filomè, ti ricordi quando mi diceste non giurare? E io non giurai. E allora l'elemosina te la posso chiedere, no? Filomè, te la chiedo inginocchiata, baciando in mano il vestito. Ma tu mi dici chi è mio figlio? La carne mia, il sangue mio. E me lo devi dire per te stessa, per non dare l'impressione che stai facendo un ricatto. Perché io ti sposo lo stesso, Filomè, te lo giuro. Parola di galantuomo, ti sposo lo stesso. Lo vuoi sapere, eh? Sì. E io te lo dico. Aiutalo. Ava bisogno. Tene 4 figli. L'operaio. L'idraulico, come dice Rosalì. È un bravo ragazzo, no? Onesto, lavoratore, e poi è simpatico. Un pezzo di giovane, alto. Ma perché si è ammogliato così presto? Perché? Con 4 figli, gli dare 4 figli, una botteguccia da niente, che può guadagnare una vita d'inferno, povero guaglione. Ma si provvede, no? Si deve provvedere. Con un capitale a disposizione lui può impiantare, un'officina, è un'arte anche quella, no? Una piccola officina con un negozio, un grande negozio in una via principale. Guarda. Eh già, proprio l'operaio, è vero, Filomè? Quello che ha 4 bambini, il più bisognoso. È vero. È una madre che deve fare. Deve cercare di aiutare il più debole. Ah, ecco. Ma tu non ci hai creduto. Tu sei furbo, non ci hai creduto. Sì. Allora è Riccardo, o commerciale. Il camiciaio? No, è Umberto, lo scrittore. Ah. Ancora, Filomè? Ancora, fino all'ultimo. Tu mi hai distrutto, tu mi hai ridotto niente, e fino all'ultimo mi vuoi mettere con le spalle al muro. Si sembra stessa, si sembra tu precisa. Sentiamo buono, Romì. E poi non ci tornammici un coppo. T'ho voluto bene con tutte le forze la vita mia. All'occhio mio io tu erano Dio. E ancora ti voglio bene. E forse meglio i primi. Che hai fatto, Romì? Che hai fatto? Hai voluto soffrire per forza. Un padre eterno ti aveva dato tutto per te far essere felice. Salute, presenza, denaro a me, che per non darti un dolore io mi sarei stato zitto, non avrei parlato neanche in punto di morte. E tu saresti stato l'uomo generoso che aveva aiutato a 3 disgraziati. Non mi ha di mannaggiù, non me lo domandare perché non lo dico, non lo posso dire. E tu devi essere galantuomo e non me lo devi domandare mai, perché dato il bene che ti voglio, guarda, in un momento di debolezza sarebbe la nostra rovina, Rumi. Ma non hai visto che non appena ti ho detto l'idraulica è tuo figlio, tu subito hai cominciato a pensare il grande negozio, o capitale, i denari, e ti preoccupi. E giustamente, tu ti preoccupi perché tu pensi i denari sui miei. E cominceresti a dire, ma perché non ci posso dire che sono copato? E questi altri due chi sono? Che diritti tengono? L'inferno, non mi... L'inferno. Ma non capisci che l'interesse li metterebbe l'uno contro l'altro. Sono 3 uomini, non sono 3 ragazzi. Finirebbero con l'ammazzarsi tutti e 3. Non pensa a te. Non pensare a me, pensa a loro. Rumi, oh bella, i figli noi l'abbiamo perduto. E i figli sono quelli che si tengono in braccio quando sono bambini. Cadranno preoccupazioni quando stanno malati perché non sanno ricere cosa sente. So quelli che ti vengono incontro con i braccelli aperti e ti chiamano papà. So quelli che tu vedi ritornare dalla scuola che Manello prende un asilo russo, che ti cerca una bella cosa. Ma quando sono uomo, quando sono grosso, sono figli tutti uguali o sono nemici. Guarda, tu sei ancora a tempo. Io male non te ne voglio. Lasciamo stare le cose come stanno. Ognuno se ne va per la sua strada. È venuto il ricco sacerdote. Ma c'è sta pure l'organista. Proprio così. Lasciamo stare le cose come stanno. Ognuno va per la sua strada. Sentite, io vi devo parlare. Io sono un galantuomo, un uomo onesto. Non ho il coraggio di ingannarvi. State a sentire. Sì, papà.
Grazie. È capitato. E dunque, quando due si sposano, è vero, è sempre il padre che accompagna la sposa all'altare, è così, eh? Già. Qua genitori non ce ne sono, ci sono i figli. Due accompagnano la sposa e uno lo sposo. A mamma l'accompagna a menù, andiamo. Che ore sono? Mancano 5 minuti alle 6. Lo sa lì. Non ci pensate, alle 6 precise si accendono le candele pure là. Andiamo. E a me mi accompagni tu? Sì, papà. Mamma mia, come mi fanno male questi sgarbi? Fanno male, vabbè, mo ve lo vado, mamma, ce ne amo pure noi, rimane tenga la bottega. Auguri, auguri, auguri. 100 anni a gamba figlia mia Benedetta, che figlia mi può essere. È stata proprio una bella funzione, mamma. Natali, un bicchiere d'acqua, faccio così. Subito, signora. Quando è stata grazia lì. Prego, è riuscito tutto bene. Poche parole. Sì, una funzione semplice, ma... Nessun banchetto, nessun invitato, ma una bottiglia in famiglia ce la beviamo, no? Come sì, no? Questo ci accompagnerà a dormire. Mm. Ecco l'acqua. Che fa con l'acqua? La signora vuole bere. Ma che la mise? Dice la signora che l'acqua di questa serata è di cattivo augurio. Giusto. Chiama Alfredo, va, dice che se non sa bere un bicchiere di vino con lui. Se no quello soffetto. Oh, Alfredo amoroso, montatore, guidatore, nonché conoscitore di cavalli da corso. Alfredo, vieni a casa, vieni a bere un bicchiere di vino insieme con il signore e la signora, vieni. Vieni, Alfredo, vieni. Ecco, mi presenta. Bravo, auguri. Lucia, non sta Lucia. Ah, non sta Lucia, chiamata Lucia. Vieni, Lucia, vieni. Auguri, bere, grazie, Lucia, grazie. Grazie. Alfredo, ti ricordi quando i cavalli nostri correvano, eh? Per Dio. Ti ricordi? Si sono fermati, Alfredo. Hai capito? E si fermarono tanto tempo fa. E io non lo volevo credere, io era la mia fantasia e vedevo sempre correre. Ma oggi capite che si erano fermati da un pezzo. Mo hanno a correre chi si cava, devono correre questi che sono giovani, capito? Sono puliti di sangue. Che figura facciamo se volessimo far correre ancora i cavalli nostri? Siete a me, Alfredo, facciamo ridere la gente. Per Dio. Ah, saluto, va. Saluto a tutti. E figlio suo figlio, vabbè. E dove ci sono i figli c'è provvidenza. È vero, Rosalina? E sempre, quando in una famiglia ce ne stanno, non so, 4, 5, sempre succede che il padre ha un occhio speciale, non so, un riguardo, un'attenzione particolare per uno dei 4, 5, o perché è più brutto, è vero, è malato, nervoso, ribelle, è vero? E gli altri figli non ce l'hanno a male, lo trovano giusto, è quasi un diritto del padre. Questo fra di noi non è potuto accadere, perché come vedete la nostra famiglia si riunisce tardi, forse è meglio. Vuol dire che quel bene che io avrei avuto il diritto di volere a uno dei miei figli, io lo divido fra tutti e tre. Grazie. A salute. A salute. Auguri. 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 Guaiuto, male ve ne venite a mangiare qua, va bene? Sì, grazie. Un piacere, papà. Ed ora ce ne andiamo perché si è fatto tardi e mamma si va a riposare. Buonanotte, mamma. Buonanotte. Buonasera, auguri, mamma. Buonasera. Buonanotte, papà. Buonanotte. Papà, buonanotte. Papà, buonanotte. E datemi un bacio, ve ne andate così. A domani, A domani. Mi raccomando. Preciso, sì, l'uno è un quarto massimo, perché, sai, ce lo so lì, è puntuale. E noi pure siamo puntuali. Mi raccomando, Mamma mia, che stanchezza. Tutto mamma sento, tutto mamma. Ma naturale. La giornata intera in piedi, tutti i preparativi di questi ultimi giorni, eppure le emozioni. Ma mo' è finito, state tranquillo, riposati. E non ci pensa più, fino a me, eh? Eppure una bella serata, guarda che aria, meraviglia. Che è stato? Non c'è niente, non c'è niente. Com'è bella, c'è. La stanchezza, questo mi fa bene, ti fa anche bene.
E me? I figli sono figli e sono tutti uguali. Vabbè. Hai ragione, Filomena. Hai ragione tu.